Erano da poco passate le 17 allo stadio Tassara quando il triplice fischio del direttore di gara ha sancito in maniera inequivocabile il concretizzarsi di un sogno. Il Breno, a 27 anni di distanza, torna finalmente a calcare i campi della Serie D. Un verdetto accolto in un tripudio di colori granata e no mix di lacrime, gioia incontenibile, giunto al termine di una partita a dir poco rocambolesca, dove la squadra di Mario Tacchinardi, tecnico vincente one shot one kill al suo primo anno in panchina, ha fatto veramente di tutto per complicarsi la vita. Prima il vantaggio, poi la mancata firma sul raddoppio scordata sul dischetto, l'espulsione, i nervi tesi, l'aggancio del Legnano e poi la saetta sinonimo di promozione scoccata ancora una volta dall'argentino Zafran. Non si è fatto mancare nulla in un pomeriggio afoso dove non soffiava nemmeno un filo d'aria il Breno del presidente Mario Cocchi. Un numero uno che fin dal pregara, quando la cornice del Tassara andava via via riempiendosi, sfilava avanti e indietro in tribuna in preda al batticuore. Sguardi eccitati, nervosi, trepidanti, in campo e fuori. Una tensione smorzata dal calore dei tifosi granata in netta supremazia rispetto a quella ventina di tifosi milanesi sopraggiunti in valle a discapito di provvedimenti e divieti. Si parte alle 15.30 all'insegna dell'abbraccio granata di un paese che dopo quasi 30 anni ha voglia di riportare, come dirà il DS Enrico D'Alè a impresa conclusa, la chiesa al centro del villaggio. Una partita che si preannuncia al cardiopalma fin dai primi minuti. Già al quarto tocca infatti a Marco Seri opporsi alla conclusione ravvicinata di Borghi, quasi un battesimo cancellato successivamente dalle punizioni di Zagari e dalle incursioni sempre pericolose del giustiziere sorrentino. Il Breno, avanti in virtù dell'1-1 esterno rimediato all'andata, ama giocare sul filo del rasoio e costringe prima Serio a chiudere nuovamente su Borghi, poi provvidenziale Zafran a disturbare Foglio sopraggiunto in area. Al 21esimo arriva tuttavia la prima scossa della gara, quando un pallone scodellato a centroarea da Sorrentino trova l'impatto calibrato e vincente di Daniele Tanghetti, Pasiani rimandato e sfera che rotola in rete. Il Tassara esulta in maniera piuttosto contenuta, siamo solo all'inizio, lo stesso pensiero che balena anche nella mente di Mario Tacchinardi. Un vantaggio che tuttavia non può che galvanizzare, tanto che il Breno si rende protagonista di numeri d'alta scuola e qualche minuto più tardi, sul piattone di Minotti, per poco non pesca il raddoppio. Mario Cocchi inizia quindi la sua personale maratona in tribuna, occhi già lucidi per il gioco espresso. I colori granata sventolano spingendo la squadra in avanti e poco dopo la mezz'ora si giunge a un crocevia fondamentale, perché quando il cross di Tanghetti trova la mano colpevole di Miculi, allora lì sembra tutto finito. L'arbitro a due passi vede tutto e decreta il calcio di rigore, ma Daniele Sorrentino, il bomber infallibile, questa volta si fa ipnotizzare da Pasiani, capace di immolarsi anche sulla successiva ribattuta. Lo stesso Sorrentino, a tempo scaduto, sfiora la rete con un tiro a incrociare, con lui si dispera anche il Tassara per un raddoppio scivolato via tra le dita, squadra negli spogliatoi sul parziale di 1-0. L'occasione sprecata lascia qualche strascico, tanto che dopo soli 3 minuti in avvio di ripresa, l'arbitro rifila un rosso diretto a Melchiori per qualche parola di troppo. Un contraccolpo niente male per la squadra camona, che si affida quindi alle scelte del suo tecnico per gestire al meglio l'inferiorità numerica. Un episodio che psicologicamente pesa come un macigno, tanto che il Breno, finora piuttosto arrembante, rischia grosso in più di un'occasione. Tacchinardi osserva in silenzio i risvolti di una gara che di lì a breve potrebbe mettersi male. Cocchi dal canto suo invece gesticola in tribuna. Da infarto l'uscita, dettata forse dal momento topico e fortunatamente andata a buon fine, di Capitan Serio, un intervento da pazzi che mette i brividi a tutto il Tassara. La situazione sembra sfuggire di mano e così è, perché al 25esimo un contrasto di Marcus Ubrusa giunto al culmine di una ripartenza viziata da una posizione di offside equivale a una manna per il Legnano. Il calcio di rigore assegnato agli ospiti manda infatti su tutte le furie il Tassara, ma in campo la tensione alle stelle, volano strattoni, parole e forse qualcosa di più. Ed è lì a qualche istante ad accudire la sofferenza del popolo granata ci pensa il milanese Crea, che trasforma, spiazza Serio ed esulta più non posso, scatenando l'ira dei supporters camoni. Una rabbia, una disperazione trasformatasi in euforia pura al 39esimo, quando l'eurogol di Lucas Zafran, l'ennesima perla argentina, fa esplodere lo stadio.
Il presidente è provatissimo, sugli spalti si sorride e si respira un profumo di vittoria. Il tempo di soffrire è per l'ultima, questa volta davvero l'ultima volta, per la punizione calciata da Bianchi finita sotto l'incrocio con Serio, pronto a volare. Il brivido finale, poi al 93esimo i tre fischi che equivalgono alla gioia assoluta. È tutto vero, il Brenno dopo 27 anni torna finalmente in Serie D. Campioni della Valle Camonica, siamo in Serie D, così ci hanno detto. Io a 28 anni non ci credo ancora, perché il traguardo della D è un po' difficile con queste regole dei giovani, ma averlo conquistato è un grande orgoglio, soprattutto con questa maglia e loro. Cosa dice questi tifosi? Tifosi sempre presenti, ho anche regalato a un mio fan i guanti, più bello di così si può. Abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio per mutuare la frase di un allenatore che ha allenato la Roma qualche anno fa, e abbiamo riportato il Brenno dove merita questo pubblico. Allora, abbiamo riportato in Serie D in tempi strettissimi, e merito di tutti, in primis della proprietà, di tutti quelli che ci hanno supportato e ci hanno creduto. Noi ci abbiamo creduto da subito. Guarda, guardali, sono loro. Per andare allo stadio a tifare granata. È strepitosi, guarda, è merito della squadra prima, del mister, ma sono stati accanto nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti brutti. E se siamo arrivati a tanto è per loro e per il nostro presidente, che veramente ci ha messo le condizioni migliori per poter lavorare. È dall'inizio dell'anno che ci complichiamo le cose. Adesso non mi ricordo cosa che c'è scritto. Brenno. Alta Valle Camonica. Adesso non mi ricordo dietro. Però volevano questo e l'hanno ottenuto. Complicarci è dall'inizio dell'anno, ripeto, che lo facciamo. È stata più lunga, più faticosa, ma quando si ottiene qualcosa con fatica è ancora più bello e, passami il termine, si gode ancora di più. Vabbè, una giornata storica per Brenno, quindi siamo contenti. Molto bello, siamo bravissimi, siamo fortissimi e solite cose. Bravo, Brenno. È un sogno per questo paese. Oggi è partita rocambolesca, ti hanno fatto veramente soffrire fino alla fine, ma adesso il traguardo ce l'avete in mano, siete in Serie D. Sì, partita indimenticabile, cioè su tutti i punti di vista. Peccato per l'espulsione che ha complicato molto la partita, perché secondo me avevamo la partita in pugno. E però beh, forse è venuto ancora meglio dopo l'espulsione, perché la squadra ha sofferto e Lucas ha centrato l'ennesima perla e ha portato tutti in paradiso. Cosa dici di questi tifosi? Oggi sarà una cornice fantastica, ma i tifosi li ho ringraziati sempre, perché nei momenti di difficoltà ci hanno sempre sostenuto e poi ci hanno sempre supportato in tantissime trasferte, in tantissime partite, e quindi vederli così contenti per me è una gioia. Prossimo? Guarda, non lo so, adesso non mi interessa, voglio solo festeggiare.